Un'apertura di campagna elettorale con una sala gremita di quelli che sono i militanti, i simpatizzanti del movimento che lei oggi rappresenta, l'Italia del Meridione. Che impressione ha avuto da quel palco? La presenza di tanti amici, di tanta gente che condivide con me le stesse idee di riscatto del Sud e della Calabria, la presenza di questa sala gremita di gente che veniva da 100-150 chilometri di distanza, l'entusiasmo che mi permetterà di andare avanti e di continuare questa battaglia che sicuramente è difficile, ma per il nostro movimento, l'Italia del Meridione, è una battaglia importantissima per dire ci siamo ancora e ci siamo con le nostre idee e con la voglia di riscattare la nostra terra. Un movimento meridionale che si è trovato a essere ospitato in un partito centralista come l'Unione di Centro. Noi dobbiamo ringraziare l'Unione di Centro che ci ha accettato in questo progetto che loro hanno, un progetto inclusivo di tutte le forze diciamo che non sono forze populiste, che sono forze che portano avanti delle idee e non degli slogan. Forza delle idee è autonomia, territorialità, militanza e competenza sono gli elementi che contraddistinguono la sua scesa in campo ma anche la mission del movimento. Io penso che le idee non sono le idee di una persona. Un movimento che vuole crescere ha bisogno delle idee e della competenza di tante professionalità. Io non sono altro che lo strumento di tante teste e questo è un movimento che vive e che vuole costruire. È facile elencare i problemi della Calabria, semplicissimo, staremo qua fino a stasera. La difficoltà è identificare le soluzioni e la forza del movimento è quella, identificare le soluzioni.